Di nuovo in diretta nello studio di TV7 Match per parlare, approfondire la questione del confine orientale. Possiamo parlarne in questi termini, oltre che di foibe, e poi parleremo anche ovviamente delle migliaia e decine di migliaia degli esuli istriano-dalmati e giuliani che hanno dovuto abbandonare le loro terre. Ma allora, prima della pubblicità si diceva le foibe. Allora, Le foibe croate, adesso passiamo invece alle Foibe, foibe, diciamo, titine. titine, titine, vediamo. 1943. Inizia la pulizia etnica operata dai partigiani di Josip Broz Tito. Migliaia di italiani vengono torturati e gettati nelle foibe. Rimanga la memoria, perché questo non possa mai più succedere. Ecco, beh, un lungo elenco di tante cavità carsiche, ma forse anche non solo cavità carsiche, perché le persone venivano uccise in tantissimi modi. Credo che ci sia un telespettatore che è in attesa per intervenire. Buonasera, il suo nome da dove chiama, gentilmente? Deve parlare più forte perché non la sentiamo. Buonasera, Eccolo qua, prego, prego. buonasera, sono Tullio, chiamo da Verona. Prego, signor Tullio. Io volevo chiedere una cosa. Da varie pubblicazioni di cui io sono in possesso risulta che con i partigiani titini che infoibavano gli italiani c'erano anche dei partigiani della Garibaldi, quindi italiani che infoibavano italiani. A voi risulta questo fatto? Guarda, adesso le facciamo rispondere al professor Aito, che forse ha qualche notizia. Intanto grazie del suo intervento. Prego. Il recuperato delle pubblicazioni è reale, perché ci furono molti elementi italiani di chiara matrice ideologica, insomma, legati al comunismo, che parteciparono alla resistenza nelle formazioni partigiane slave, nelle formazioni titine. Quindi è plausibile che ci siano state delle responsabilità anche negli infoibamenti. Ma non dimentichiamoci che ci furono scontri pesantissimi anche tra i comunisti italiani e quelli slavi in quel contesto, perché i primi avevano una fortissima matrice internazionalista, mentre i secondi avevano saldato forti elementi nazionalisti di conquista territoriale, di ampliamento di quello che sarebbe stato il futuro Stato, la futura Repubblica Jugoslava, in territorio italiano, e quindi di fatto si scontrarono pesantemente. Ci furono anche spiate che portarono ad esempio all'arresto e alla successiva morte nella risiera di San Sabba di un grande dirigente comunista triestino che era Luigi Frausin, che fu segnalato dagli slavi alla polizia tedesca e fu poi ucciso, morì insomma nella risiera di San Sabba. Quindi lo scontro fu veramente estremamente cruento perché si sovrapponevano interessi nazionali con
con lo spirito che avevano i comunisti italiani, che era quello di rinviare le rivendicazioni territoriali alla fine della guerra, cosa che per i jugoslavi non era accettabile in quel contesto. Quindi sì, certo. Il telespettatore ha ragione. Addirittura ci sono partigiani che vengono infoibati dai titini, quindi loro stessi tra di loro sì, avevano una resa dei conti che era terribile, quindi erano alleati, avevano lo stesso fronte, ma c'era una guerra interna anche tra di loro, e chi naturalmente aveva più forza aveva il sopravvento, e furono infoibati, certo, appunto partigiani, comunisti peraltro, quindi sembra che la denominazione sia la stessa, ma l'ideologia spesso cambia. Abbiamo un altro telespettatore. Prego. Che è in attesa. Buonasera, il suo nome e da dove chiama, gentilmente? Sì, pronto, sono io? Sì, prego, prego. Sì, buonasera, buonasera. Da dove chiama, il suo nome? Sono Vladi, chiamo da Trieste, buonasera. Prego, prego, signor Vladi, prego. Ecco, allora io volevo stigmatizzare, così offrire un argomento di riflessione. E siccome delle nefandezze del fascismo e del nazismo si sa tutto, diciamo già dalla fine della guerra praticamente, e tutto il motivo del contendere sta nel fatto che per decenni la Jugoslavia ha negato il fenomeno delle foibe, e in parte lo sta negando ancora oggi, con il contributo anche di italiani, di politici italiani di chiara matrice comunista, i quali si sono prodigati per continuare a negare il fenomeno delle foibe. Quindi una pacificazione ci può essere quando entrambe le parti prendono coscienza dei propri misfatti. Invece qui vedo che ci sono sempre politici italiani che dicono ma anche noi abbiamo fatto, abbiamo cominciato noi, ma siamo stati noi. E comunque la ferocia dei partigiani jugoslavi, i titini, non ha uguali, perché io qui vicino, un vicino di casa che compierà quest'anno 100 anni, è un istriano, ha vissuto tutte le terribili esperienze che ha vissuto lui in prima persona, e lui racconta di episodi che qui sono stati sempre negati. Qui parla di gente evirata prima di essere buttata nelle foibe, parla di occhi levati prima di essere buttati nelle foibe, e altre torture e amenità del genere, robe di cui non si è mai potuto parlare. Ma sta di fatto che fascisti e nazisti hanno fatto delle nefandezze inenarrabili, torture e quant'altro, ma mai hanno buttato gente viva negli abissi carcici. E questa è la ferocia, questa non è la vendetta, questa è proprio la ferocia, pura ferocia jugoslava, titina e comunque comunista. Finché non assumeranno le loro responsabilità non ci potrà mai essere una vera pacificazione. Certo, grazie. Certo, grazie signor Vladi da Trieste. Nereo Tiso, ecco, una caratteristica, questa crudeltà, questa così atroce, sistemi per uccidere le persone, torturarle, che sono veramente orrende. Guarda, io credo che al peggio non ci sia mai limite, e quindi anche al peggio dell'uomo non ci sia mai limite, e quindi la fantasia purtroppo nel far soffrire le persone è nota nella storia, perché se noi guardiamo nel Medioevo cosa succedeva, quali erano i sistemi di tortura sta di fatto, quando, ripeto, non c'è da giustificare, da vedere se uno fosse stato fascista o comunista eccetera, perché la violenza da qualsiasi parte essa venga è inaccettabile, però lo diciamo oggi, diciamo, certo. No? Nel momento in cui riusciamo a vederlo con occhi diversi del tempo. Allora, io credo che tutto questo nasca sicuramente da una situazione che è la Seconda Guerra Mondiale. Anzi, meglio, inizia subito dopo la Prima Guerra Mondiale, ma avrà il suo apice nella Seconda Guerra Mondiale, nell'avvento del fascismo, del nazismo, della sua alleanza, eccetera. E arriva a spartirsi la Jugoslavia, no, dicendo, guarda, Ante Pavelić, ti metto, stai là tu, sì, arrangiati,
arrangiati. E lui si è arrangiato, lui ha fatto quello che doveva fare, adesso lo butto lì, e quindi quello che doveva fare, perché lui voleva allargare la Croazia, voleva catturare la Serbia, perché c'erano gli ortodossi naturalmente, aveva dalla parte sua di essere cattolico, come sono adesso ancora i croati, e parte anche della Chiesa, anche se poi c'è una rivolta soprattutto contro, se non ricordo male, contro gli sloveni, gli stessi sacerdoti vengono uccisi. Però arrivare a tale violenza, io non mi stupisco, a dire la verità, non mi stupisco del limite che ci potrebbe essere, perché quando tu devi usare violenza, perché quello che tu hai davanti non è più una persona, e questo no, quindi non hai più pathos nei confronti della violenza, cioè diciamo che il sadismo nel vedere soffrire l'altra persona, quindi uso qualsiasi mezzo per farla soffrire, certo, e certo, di conseguenza anche la tragicità non ha limiti. Non ha limiti. Se la regia ripropone il messaggio, no, l'hanno appena cancellato, volevo leggerlo anche per i telespettatori. Uda Jama in Slovenia sono stati scoperti in una miniera sigillata i resti di oltre 4.000 vittime dei partigiani di Tito. Ecco, e questa è una cosa che continua, tra l'altro, perché non è che si è finito di scoprire quello che è avvenuto e dove sono stati occultati migliaia di cadaveri. Ma noi proseguiamo, prima di far intervenire Raffaele Freda, proseguiamo in quella che è stato il cammino, diciamo, di Ante Pavelić, no? Ante Pavelić è di questo mito, di questo sogno di una Croazia ultracattolica. Vediamo. La Croazia era una delle nazioni favorite dal Vaticano, una naturale barriera con le nazioni ortodosse. Il regime di Pavelić era chiaramente di ordinamento cattolico. Pavelić e la Chiesa Cattolica erano i reggenti del governo croato. Padre Draganovic fu incaricato di organizzare la prima ondata di conversioni forzate. Padre Patronovic era responsabile dei campi di concentramento. L'arcivescovo Stepinac era membro del Parlamento Ostaci. Una delle prime azioni del governo Ostaci fu quella di rendere illegale la religione ortodossa, legalizzando deportazioni e omicidi in nome della religione cattolica. Gli squadroni della morte hanno addirittura crocefisso le vittime. Dopo 10 mesi di atrocità, il governo ha continuato a ricevere la benedizione dell'arcivescovo Stepinac. Stepinac prese parte alla benedizione dei volontari SS Ustaci, con i loro simboli, la pistola, il coltello e la granata depositati sull'altare. I frati francescani presero parte alla campagna militare. I conventi francescani vennero usati come appoggio alle truppe di Pavelić. Il campo della morte di Jasanovac era comandato da un frate francescano. Nel 1941, subito dopo il suo insediamento, Pavelić incontrò in Vaticano il Papa Pio XII. Dossie Osborne, l'ambasciatore britannico nella Santa Sede, fu presente all'incontro e commentò così: «L'accoglienza di Papa XII a Pavelić è un'azione deplorevole e ha prodotto danni alla sua reputazione più di ogni altra azione dall'inizio della guerra». Beh, ecco, questo filmato, Freda, ci dice, ecco, che... Io quello che vorrei sottolineare, noi, i nostri diciamo, documenti descrivono i fatti, non commentano i fatti, perché i fatti si commentano da solo, ognuno che vede queste cose ha possibilità. Peraltro abbiamo presentato qui dei libri, adesso sostituiremo e ne metteremo degli altri, dove la gente potrà approfondire anche nei testi, perché spesso il video è più diciamo coinvolgente, ma le parole sono molto più importanti perché rimangono. Ecco, e quindi questo è uno degli aspetti del fenomeno, che non avviene soltanto in alcune zone,
e per esempio poi avremo invece ricorso la ricorrenza del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, dove Papa Giovanni XXIII, contrariamente, aiuterà i sacerdoti e i fedeli ortodossi e lo aiuterà di persona, e quindi obbligando addirittura gli alleati a lasciare un'apertura perché venissero fornite vettovaglie e modi di alimentazione per la popolazione greca che stava morendo di fame essendo stata circondata dalle flotte inglesi. E questo dà l'idea per capire cos'è questo periodo storico, perché è vero che è stato dimenticato a torto le foibe italiane, ma è stato dimenticato tutto quel periodo, perché siamo un momento in cui ciascuno non aveva né voglia né aveva, voleva esporsi, perché c'era la guerra fredda e quindi ognuno portava a casa le proprie opportunità, e questo va contro quella che è la memoria storica, che è al di là di ogni commento. I fatti parlano da soli, poi ognuno può interpretarli come vuole. E quindi no, appunto volevo raccogliere, come dire, un commento da Raffaele Freda su quello che abbiamo anche appena visto, no? Cioè questo governo, chiamiamolo così, questa dittatura di Ante Pavelic, che è una dittatura che è sostenuta comunque dal clero croato sicuramente. Sì, io ho atteso pazientemente, non so se aveste paura che commentassi, no, i fatti, assolutamente, io non voglio commentare i fatti, li voglio descrivere, proprio perché li voglio descrivere dico che quanto ci viene presentato nel documentario è sicuramente vero, e Ante Pavelic rientra nel numero dei peggiori criminali del Novecento, sicuramente il clero diede un suo contributo a quel regime che era un protettorato italiano, dove l'Italia sostanzialmente mandava dei dirigenti ministeriali nelle cittadine, come abbiamo detto Aimone di Savoia Aosta, che teoricamente era il re, non c'è mai andato. Ma io non posso però accettare che passi in maniera così unanime, tra virgolette, a parte il sindaco che qualcosa ha detto al riguardo, questa teoria della vendetta, no? Per la quale sembra che le azioni dei comunisti titini fossero dovute unicamente a quanto fatto da Pavelic piuttosto che dagli occupanti nazisti. Il servizio stesso parlava di pulizia etnica, e sono parole utilizzate dal presidente, l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che peraltro è stato un importantissimo esponente del Partito Comunista Italiano. E si parla di pulizia etnica perché, se noi proprio vogliamo, e io peraltro non sono di questa idea, ma mi rimetto al giudizio degli storici, se proprio vogliamo possiamo ridurre a jacquerie, a rivolta, a reazione di popolo rispetto alle azioni italiane, gli episodi del 43. Ma le azioni titine o titoiste, come preferite chiamarle, successive dal 1945 in poi, di vendetta non hanno proprio nulla. Fu una vera e propria persecuzione verso chi era di etnia differente da quella slava, e in particolare noi ricordiamo le persecuzioni verso chi era di etnia italiana. Dico differente da quella slava perché io non mi nascondo, la storia è storia, furono perseguitati anche i tedeschi e gli ungheresi presenti nei territori dell'ex Jugoslavia, oltre che agli oppositori politici di Tito. Quando si dice che era una questione etnica anche tra slavi, in realtà non è proprio così. Cioè, chi fu infoibato di etnia slava erano gli oppositori politici di Tito. E voglio dire, quanto sto dicendo è in realtà una caratteristica, una connotazione di qualunque regime ci sia stato nella storia del mondo, e comprese di quelli sovietici e comunisti. Questo piccolo dato è proprio quello che viene taciuto, ed è stato taciuto per decenni,
e dopo più di un'ora di trasmissione non abbiamo ancora detto chi è che l'ha taciuto in Italia questo, gli episodi delle foibe eccetera. In Italia gli episodi delle foibe le hanno taciute in molti, ma faccio fatica a credere che il Partito Comunista Italiano non abbia avuto una forte determinazione sul silenzio piombato su questi avvenimenti, sul fatto che fosse inopportuno per il Partito Comunista far sapere che un regime comunista, seppur non allineato con Stalin dopo poco, dopo la fine della guerra, commettesse tali atrocità nei confronti dei nostri connazionali. Testimonianza è data dal modo nel quale sono stati accolti i nostri esuli quando scapparono dalle terre. Vorrei ricordare che un candidato al Parlamento italiano nella città di La Spezia, lo riporta Giampaolo Panza, parlando degli esuli giuliani in quella città, disse: in Sicilia c'è il bandito Giuliano, in cui alla Spezia abbiamo i banditi giuliani. Erano persone innocenti, erano persone per bene, che avevano l'unica colpa di essere italiani. Questa qui dell'unica colpa di essere italiani è diventato un modo di dire, ma è profondamente vera, perché anche quando si tratta degli impiegati pubblici che furono uccisi dai partigiani titini, bisogna ricordare che comunque in quegli anni non potevi fare l'impiegato pubblico senza la tessera del Partito Nazionale Fascista. Non è vero che c'era stata la persecuzione unicamente nei confronti di chi aveva commesso dei crimini verso gli slavi del posto. Oltretutto, quello che ci riguarda in particolar modo sono episodi che riguardano territori che, proprio per la risalente dominazione veneziana e poi il fatto che appunto si siano sviluppata una profonda cultura italiana in quei territori presentavano un numero di persone che culturalmente, dal punto di vista dell'identità proprio, erano profondamente italiane, madrelingua italiana, di cultura italiana, che quando poterono scegliere se acquisire la cittadinanza jugoslava o mantenere quella italiana, sapendo che avrebbero dovuto lasciare la loro casa, le tombe degli avi, i propri averi, eccetera, eccetera, decisero di mantenere la cittadinanza italiana, perché la storia del confine orientale, e qui concorderanno sicuramente anche gli storici, non parte nemmeno dal 41, parte da 80 anni prima, parte dall'Unità d'Italia, quando gli austro-ungheresi iniziano già loro a perseguitare gli italiani, le persone di etnia italiana in quelle zone, per paura che queste non fossero fedeli all'impero austro-ungarico e avessero un effetto simile a quello dell'annessione poi del Veneto all'Italia. Sintetizzo, l'operazione che è stata fatta da Tito dopo il 45 è stato un modo per di sradicamento degli italiani in quei territori, terre che erano profondamente italiane. Ne è testimonianza il fatto che, nonostante l'esodo, nonostante i massacri, nonostante tutto, a distanza di 80 anni, se andiamo ad Umago, ancora fuori adesso, dal municipio di Umago, adesso, certo, c'è il tricolore italiano, certo. E il più del 20% della popolazione dei comuni sloveni vicino a Trieste, in alcuni paesi più del 40%, è di madrelingua italiana, o no? Cioè, oltre a tutta una schiera di personaggi anche noti, Missoni, patrioti come, certo, Nazario Sauro, eccetera, eccetera, eccetera. Lezione che non vi devo fare, anzi forse posso ricevere. Insomma, quell'operazione dopo il 45 fu un'operazione fatta fondamentalmente per mantenere, per consolidare il potere socialista da parte di Tito sul territorio dell'ex Jugoslavia. Certo. Allora, sicuramente c'era una sorta di nazionalismo di sinistra in quel momento sul territorio, e c'era una rivendicazione che era stata fatta prima dall'Italia e poi successivamente dalla Jugoslavia. Concordo con lei sull'andamento della situazione che si è venuta a creare in quel momento storico e successivamente. Certo, diciamo che chi ci ha rimesso di più sono gli innocenti, ci sono dei responsabili, ma questi spesso se la sono cavata. Parliamo di complessivamente
alti gerarchi e graduati dell'esercito italiano che erano ricercati dagli alleati per essere processati. Poi la guerra fredda ha fatto sì che tutto fosse messo via e non se ne parlasse più, ma parliamo degli stermini di Addis Abeba, gli stermini che sono stati fatti poi da Graziani in Libia, 800.000 libici. I libici non c'erano, non sono mai stati, sono varie tribù che naturalmente facevano, vivevano il loro territorio. Noi abbiamo creato uno Stato che non c'era, ma era tipico degli europei dell'epoca, dividere o riunire i popoli e fare una nazione che non corrispondeva sicuramente a quella che era la cultura della popolazione stessa. Ma succede anche adesso, in Turchia, no? C'è un razzismo turco nei confronti di varie etnie che ancora esiste e ancora succedono dei massacri. Allora, siccome ci suggeriscono che c'è la pubblicità e noi ne abbiamo bisogno, però dopo parliamo, facciamo ritornare Mattarella, perché c'è un altro sui profughi, Giuliani e Dalmati, certo. Mattarella apriamo, ci mette le sue.